Hai toppato, fratello. È Valentina Rosselli, le foto, se le fa da sola. Ciao, Arno. Ciao. È uno degli pseudonimi di Valentina. Eh sì, perché il cartoncino e l'inchiostro di China a te ti costano 2 lire. Ma se uno fa il cinema, come faccio io, sono milioni che se ne vanno. Non è detto. Il tuo amico Godard, per esempio, ha dimostrato che non sono necessari. Vabbè, Godard è sempre Godard. Ti pare, Valentina? Boh, io continuo a preferire Stanley Ollio. E per quanto riguarda il tuo Santone, per me, si è fermato con Pierrot Le Fou. Non capisci niente. Che fai? Torni a Milano? Con Giorgio. Se riesco a tirarlo fuori da quel mucchio di giornaletti. Allora me lo puoi dare tu un passaggio? Certo, ma ho preso la Spider. Dovrei stare sulle ginocchia di Arno. No! Ma perché? Perché mi va di fare 2 passi. Grazie del passaggio, Giorgio. Buonanotte. Ciao, Valentina. Ciao, Arno. Aspettami un momento, eh. Ma ragiona, ostrega. A piedi, di qui a casa tua, ci metti almeno mezz'ora. E se già 3 di notte. A me piace molto la notte. Ma che sei un freddo can. Il freddo è la mia droga, ora lo sai. E se incontri qualcuno? Almeno lascia che ti accompagni per un pezzo, no? Sta a sentire, Arno. Non stanotte. Ciao. E va subito a casa. A quest'ora di notte, i Boy Scout sono tutti a dormire. Ciao. Taxi. Cappuccetto rosso. E che cosa fai in giro a quest'ora? Dovresti andartene a casa, sai? Che strano segno. Sei buffo. Sembri un cane di pezza. Notte, cagnino. Costernata, signorina. Non riesco a capire come sia successo. No, non è niente. È stata colpa mia. C'era un cane proprio in mezzo alla strada. La prego, salga in macchina. L'accompagno a casa. Grazie, ma io abito qui vicino, non è il caso. La prego. Dopo un simile spavento, è il meno che possa fare. Non mi dica di no. Va bene. Non era un cane. Come ha detto, scusi? Andavo molto forte prima. Sapevo che stava per accadere qualcosa. Il nostro incontro era convenuto. Buonanotte, mia cara. E non dimentichi il mio nome. Io mi chiamo Baba Yaga.
Eccomi, sto arrivando. Buongiorno, sono il medico della mutua. Ma che ora è? Ti sembrerà mostruoso, ma è quasi mezzogiorno. Ti preparo una tazza di caffè, ok? Grazie. Fatto tardi ieri sera? Sì, ma non è quello. E allora cosa? È che faccio certi sogni. E poi stanotte... Stanotte cosa? Niente. Hai portato il giornale? Che c'è di nuovo? Non molto. E tu un'illusa. Dai. Buongiorno, mia cara. Spero di non disturbarla. No, abbiamo finito proprio ora. Si accomodi. Bye bye, Valentina. Giorno. Ciao, Tony. A domani. Bene, mia cara. Sono venuta a renderle quella deliziosa piccola cosa che le ho sottratto questa notte. Posso rimettergliela io? Lasci! Non può. Ecco, non ho il reggicardo, capisci? Ah, che peccato. Questa notte lei ha detto che il nostro incontro era convenuto. Convenuto da chi? È troppo presto, Valentina. Troppo presto. Lei lavora sempre con questa macchina? Sì, cioè quasi sempre, dipende. L'occhio che immobilizza la realtà. Bene. Adesso devo andare. Venga a trovarmi. Posso contarci? Ma non saprei. Veramente ho molto da fare in questi giorni. Dia retta a me. Venga a trovarmi, Valentina. La mia casa è molto antica. Sono certa che potrebbe interessarle. Ecco, le lascio l'indirizzo. Allora posso contarci? Cercherò di venire. Brava.
Sì? Valentina, sono Arno. Allora, come è andata a finire stanotte? È andata benissimo. Benissimo. Come sarebbe? Beh, ho fatto un... Dove ti trovi? Aspetta, aspetta che domando. Signora, dov'è che siamo? Dove vuol che sei? Siamo a Milano. Lo so che siamo a Milano, come si chiama la strada? Allora, via Moncucco. Esci da Porta Ticinese e segui Naviglio. D'accordo, mi cambio e sono da te fra mezz'ora. Guarda, guarda che bello. Aspetta e vedrai. Vieni, vieni, amico. Dai. Va bene qua. Oh? Un po' più a destra. Ok, vai non allora. Ti muovere. A dettaglione, mi raccomando. Attento a escludere le dita. Sta tranquillo. Azione. Che succede? Questa trappola si è inceppata. 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 Fatto l'insalata. No, sembra tutto a posto, ma non cammina. E vabbè, lascia perdere. Vorrà dire che domani torni qua a te a girarti quella roba. Va bene. Ma guarda che io di foto te ne ho fatte solo 3 o 4. Bastano. Senti, se mi porti fino a casa tua, io poi ho la metropolitana proprio lì vicino. D'accordo, però guidi tu. Ma di quel primo piano del topo che cosa hai intenzione di fare? Ah, non lo so, forse non lo monto neanche. Oppure lo accosto alla foto di qualche pesce grosso della Confindustria. E tu credi che la televisione te lo passi? Certo che no. Ma almeno avrò una copia integrale da far girare nel circuito alternativo. In altre parole, il tuo discorso non arriverà più a 10 milioni di borghesi, ma al massimo a 10.000 cosiddetti intellettuali, a beneficio non più dell'ecologia come volevi, ma della tua vanità. Credi a me, Valentina, è tutto un gran casino, un grosso gioco e le contraddizioni sono la regola numero uno. In certi casi la contraddizione è l'unica speranza di salvezza. Si capisce, e tu dovresti saperlo. Perché guarda, per conto mio anche tu sei tutta una contraddizione. Davvero? E perché? Perché? Per esempio, tra poco mi pianterai in asso davanti a casa tua. Per essere coerente, invece, dovresti almeno invitarmi a bere un whisky. D'accordo, sali pure. Cosa ti ha detto?
Tommy, che è successo? Dimmi. I can't breathe, I'm suffocating. Ehi! Ma che cosa le ha preso a questa qui? Sei in casa più tardi? Non lo so. Ti telefono, eh? Va bene. Ciao. Ciao. Sono contenta di vederti, Valentina. Ero sicura che saresti venuta. Ecco, io devo fotografare alcuni gioielli, così pensavo che forse mi avrebbe permesso di farlo qui da lei. Ma certo, la mia casa è a tua disposizione. Io sono un po' pigra. Non ti accompagno. Tu puoi fare quello che vuoi. Puoi girare qualsiasi stanza e fare tutte le fotografie che credi. Grazie. Oh, ma che belle collane. Lascia perdere quel buco, Valentina. Bisogna fare delle riparazioni in quell'angolo. Al piano di sopra, piuttosto, potrei forse trovare delle altre cose interessanti per le tue fotografie. Thank you.
Adesso. Valentina. Valentina. Non ti senti bene, mia cara? Posso fare qualcosa per te? No, grazie. Ho avuto solo un attimo di stordimento. Lei è troppo gentile. Oh, sciocchezze, cara. Io sono sempre così sola qui. Per me la tua visita è stata... Anzi, voglio farti un regalo. Ecco. Questa è Annette. Non dovrai mai separarti da lei. Ti proteggerà da ogni minaccia. Ma cosa vuol dire? Non c'è niente che mi minaccia. Non si sa mai, mia cara. Non si sa mai. Thank you.
Pronto. Buongiorno Valentina. Ah, buongiorno. Sono in anticipo? Accidenti, me ne ero dimenticata. E quella matta di Romina non è ancora arrivata. Spero che non tardi. Oggi c'è un collettivo all'università sui problemi del terzo mondo. Mi sembra un'imprudenza. Un collettivo di studenti può solo incasinare di più i problemi del terzo mondo. Altro che risolverli. Ma poi cosa ti viene in mente di fidarti della puntualità di Romina? Ciao, gente. Ciao, Romina. Che facciamo oggi, Valentina? Sesso e diritti civili. Programma impegnativo e interessante. Con biancheria loop, non più pudori, non più ipocrisie, non più pregiudizi razziali. Accidente, impegno politico. Togliti la camicia, Bogiubi. I pantaloni puoi tenerli. Ma cerca di dimenticare che hai ricevuto un'educazione e che vivi tra gente civile. Non sopravvaluti la vostra università per caso. Spiritoso. Comunque, cerca almeno di cacciar fuori la grinta dei tuoi antenati. Sai, quelli che avevano l'abitudine di mangiare i poveri missionari. Ehi, ma che bella bambola! Non toccarla! Ma che ti prende? Io non lo so, ma c'è qualcosa di molto strano in quella bambola. Da dove viene, Valentina? Non lo so, me l'hanno regalata. Se siete pronti, cominciamo, visto che avevo giù via fretta. Che succede? Oh, è tornata. Dovrò far controllare l'impianto. C'è Romina. Non sanguina nemmeno. Chissà che è stato. No, non direi.
Brucia un po'. Beh, io vado, perché mi sento un po' suonata. Telefonami quando hai sviluppato le foto. Ciao. D'accordo. Stasera o domani al più tardi. Arno, ho bisogno di parlarti, immediatamente. Ti sto aspettando, Valentina. Fantastico! Ma come hai fatto? Vai con lo zoom. È stato facile, piccola. Con l'aiuto di Netto, il nuovo detersivo ad azione istantanea che in pochi secondi elimina ogni traccia di nero. Stop! Com'è per te, Ezio? Guarda, ne farei un'altra un po' meno stretta. Ok, la ripetiamo. Dai, Arno, questa era la terza. Vuoi sapere le buone? La prima buona sei tu e mi basta. Che numero metta questa? Lo stesso, ma mettici un A. Questa poi. Scusate un momento. Valentina, come mai? Ti devo parlare. Qualcosa non va? Non qualcosa, tutto non va. Arno, noi siamo pronti, vieni? Pensaci tu, per favore, tutto come prima. D'accordo. Andiamo. A parte i tuoi sogni e un paio di coincidenze, mi pare che tutto si riduce a questa signora che ti vorrebbe introdurre alle delizie dell'amore saffico. Non capisci niente. In Baba Yaga c'è qualcosa di differente. Come se venisse da un mondo che non è il nostro. Da un mondo che obbedisca a forze diverse. Quei suoi occhi. Ah, Valentina, ma il mondo è pieno di gente che ha gli occhi strani. No, non così. C'è qualcosa di diverso. Qualcosa che non so, che non immagino nemmeno. Per esempio, quella bambola che mi ha dato sembra viva, è quel buco che c'è in casa sua. Non affondo, capisci? Non finisce da nessuna parte. Adesso magari mi dirai che quella è la porta dell'inferno e che la tua Baba Yaga è la strega custode. Ebbene, perché no? Ma ti sei matta, oh strega? Siamo nel XX secolo. Facciamo il trapianto del cuore, andiamo sulla luna. Le streghe non esistono più. Credi a me, Valentina, se l'inferno esisteva, dico quello classico coi dannati, i diavoli, beh, se mai è esistito, oggi ormai l'hanno trasformato in un supermarket. Se soltanto riuscissi... Quando è mancata la luce da me oggi, è successo qualcosa. Qualcosa che non so, ma c'è un particolare... Un particolare che non riesco a mettere a fuoco e che potrebbe aiutarmi a capire. Anche se l'idea di capire mi fa paura. Io ho a Treviso una vecchia zia con due denti così. Ma mica si chiama Dracula. Ma per me tu sei fusa. Dovresti distrarti un po'. Perché non vieni con me al cineclub? Adesso? Sì. Cosa danno? C'è il ciclo dell'espressionismo tedesco. Che allegria. Comunque è meglio che tornare a casa. Ai! Ma ti sei
chiamata. No, niente, scusami. Reflex aperto. Beh, e allora? Ma non capisci. Qualcuno l'ha usata. Qualcuno ci ha fatto delle fotografie proprio mentre la luce era spenta. Ma no, non può essere, assurdo. Lo so. Guarda, la pellicola è finita. Ma sei certa di non averle scattate tu? Certissima. Ho messo una pellicola nuova mentre parlavo con Avo Giubi. Poi mi sono tornate in mente tutte quelle coincidenze. Il malore di Tony, la tua macchina da presa inceppata, la morte di quel Lippi. Ho pensato che questa macchina sembrava iellata. E così ho usato l'altra, la Canon, per scaramanzie. Che aspettiamo allora? Sviluppiamole, no? Ma era buio quando sono state scattate. Non ci dovrebbe essere niente. Ne sei convinta? No. Dai, su. Ehi, sarebbe questa, Annette? Sì. Se diventasse veramente una ragazza in carne e ossa, chiamami, che ci parlo io. Qual è il numero di Romina? Pronto? Sono Arno Treves. Vorrei parlare con Romina. Sono un amico di Valentina, è urgente. Come? Mi scusi. Arno. È morta, vero? 2 ore fa.
Sì. Buongiorno, mia cara. Mi dispiace di averti svegliata. Ma volevo dirti che la tua macchina è qui da me. Vieni a prenderla subito, senza aspettare che ritorni il tuo amico. Subito, hai capito? Valentina. Che cosa vuole ancora da me? Non aver paura, mia cara. L'impianto è molto vecchio. Capita spesso che manchi improvvisamente la luce. La tua macchina. Perché ha ucciso quel ragazzo Ippi? Perché ha ucciso Romina? Io? Non sono stata io a volere che succedesse. Esistono forze che possono colpire in qualsiasi momento. Queste forze si servono di noi. E noi non ci possiamo opporre. Io mi opporrò. Sei molto presuntuosa, come tutti quelli della tua gente. Voi credete di aver conquistato e dominato la Luna e invece non conoscete neppure i segreti della vostra terra. Tu verrai con me, Valentina. Ti farò conoscere i segreti che gli uomini hanno cercato inutilmente di scoprire per secoli. Diventerai ricca, potente. Ti ho dimostrato che posso fare di te no. Io me ne sbatto della potenza, dei segreti cosmici e anche della ricchezza. Io della mia vita ne faccio il cavolo che mi pare. E non ho nessuna intenzione di fare l'amore con una vecchia lesbica come te. Quello che intendi fare non ha importanza. Verrai con me, che tu lo voglia o no. Ora va di sopra, nella stanza che ho fatto preparare per te. Valentina? Valentina! Ma dove ti sei cacciata?
Che cos'è che ci fate dentro? Ti di, in lù. Vede, qui abita una signora. Ma se la disla, cosa dice? Ma me la conti giusta? Una sciura dei terchi. Ma sei una casa abbandonata. Abbandonata? Sì, carina. L'è abbandonata da un sac dei tempi. L'è del comune, che non c'ha neanche la grana per farla demolire. C'è scritto perfino in vendita fuori. Te capì? No! E niente lì dentro? Sì, un sacco di polvere, mobili vecchi, mattoni e calcinacci. No, guarda, c'è anche la testa di una bambola. Io faccio la fotografa. Mi servivano delle foto di un ambiente più o meno come questo. Di notte. Lasciamo perdere, va. Domani però passate al comando, va bene? Certo, brigadiere. Passeremo senz'altro, grazie.